Noi vogliamo che la Fondovalle si faccia, questo è poco ma sicuro, dopodiché se ne parla da 30 anni, negli ultimi 2-3 anni finalmente si è visto qualcosa che si va concretizzando, quindi non a caso oggi c'è questo dibattito, ma il dibattito nasce dal fatto proprio che abbiamo visto che qualcosa si muove, e proprio perché si muove vorremmo che si muovesse nella direzione giusta. Per noi la direzione giusta è quella di portare la strada fino a congiungersi a Pagliarone di Serre, per poi arrivare all'autostrada, altrimenti fare una strada per giocare a Mosca Cieca mi sembra che non sia la cosa più intelligente. Fondovalle Calore verso Eboli, le ragioni di una scelta. E questo è il titolo dell'incontro che si è tenuto questa mattina, organizzato dal sindaco di Acquara, Antonio Marino, che ha visto la presenza del consigliere regionale Luca Cascone e gli organi tecnici della provincia di Salerno. Ma sinceramente io con grande disponibilità ho accettato l'invito del sindaco Marino per, come dire, ripetere quello che ci siamo detti in più riprese e in più sedi, istituzionali, informali e anche con atti deliberativi. La Regione ha investito 25 milioni di euro per completare la Fondovalle Calore avviata nel 2004, un'opera che ha avuto mille problemi, diciamo ricorsi, fallimenti di aziende, rivisitazioni di progetti, cambi di normative. Purtroppo stavamo rischiando di perdere tutto quello che era stato fatto e la Regione ha deciso di investire 24 milioni di euro per completare quel lotto. Ma non contento, il Presidente De Luca ha deciso di investire ulteriori risorse per completare il progetto e renderlo quindi poi cantierabile di tutta la Fondovalle fino al collegamento con l'autostrada. Tutti questi assi trasversali che consentono di collegare le aree interne verso le autostrade consentono ovviamente di dare forza e combattere lo spopolamento, perché se noi riusciamo a mettere in una connessione veloce e sicura i paesi montani che ormai rischiano veramente di sparire con lo spopolamento, noi potremo dare veramente una centralità alle aree interne valorizzando le tante bellezze che abbiamo. Noi cercheremo sempre di dare una risposta a tutti i territori. Il poderoso piano strade che è stato messo in campo dalla Regione Campania vale 600 milioni di euro e ha finanziato praticamente 260 progetti. Considerando che i comuni in Campania sono 500, vuol dire che ogni comune o uno ogni due ha avuto una strada finanziata. È lo stesso progetto che abbiamo per il futuro e quindi siamo convinti di dare risorse a tutti.